Tornamici in Nexus Lab, questo è il Grand S di ZTE, il top di gamma della casa cinese, uno smartphone particolare con presente in diverse colorazioni. Noi abbiamo scelto la gialla, ci sembrava la più particolare, ma troviamo anche la rossa, la bianca, la rosa e la bianca e la nera. Allora, cellulare molto ben fatto, molto ben costruito, rifinito, sottile, ha uno step in più rispetto al Memo, lo ZTE Memo. Abbiamo l'interfaccia proprietaria di ZTE, purtroppo presenta ancora qualche problema. Qua abbiamo per esempio questo widget che ci consente di avere appunto i tasti di sistema, non so se lo riuscite a vedere bene, direttamente qua nell'interfaccia, ma risultano per adesso ancora una funzione abbastanza scomoda e non riusciamo a toglierceli dai piedi. Abbiamo un display da 5 pollici in Full HD, molto bello, veramente ben rifinito. Per esempio questa cucinella, adesso ve la avvicino, sembra veramente ben definita. Abbiamo il Gorilla Glass come vetro presente nel display, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria integrata espandibile con micro SIM tramite questo slot. Eccolo qua, bilanciere del volume, nel momento che ci siamo ve lo faccio vedere, blocco sblocco del telefono, fotocamera da 13 megapixel accompagnata da questo particolare nero presente in tutti i telefoni a seconda, indipendentemente dalla loro colorazione. Abbiamo la stessa sequenza di sblocco vista nel Memo, dialer eccetera. Presente questi comandi rapidi nella tendina che possono essere modificati, lo switch, e andiamo a vedere che versione di Android abbiamo, la 4.1.2. Abbiamo questo è un telefono dedicato anche all'LTE. LTE è compatibile con praticamente tutte le reti del mondo e quindi potrebbe arrivare anche in Italia, essendo 1800 quad band, 1800, 2006, 900 e 800 le frequenze LTE supportate. Un telefono molto interessante, ispirato anche una funzione che sia a livello di icona che a livello di interfaccia assomiglia molto a quella di Siri. È comunque un telefono molto carino, dalle linee pulite e molto ben costruito. Siamo curiosi di sapere quando effettivamente arriverà in Italia.